Oggi siamo qui a parlare di contraffazione perché abbiamo portato uno spettacolo teatrale che definiremo teatro civile, messo in campo dalla Confederazione, un road show che sta girando tutti più i teatri, le città più importanti d'Italia. Questa è la 15ª tappa, è una sorta di messaggio che vogliamo inviare ai ragazzi che sono già i consumatori di oggi, ma saranno i lavoratori e gli imprenditori e i cittadini del futuro. Questo per far capire loro che acquistare merce contraffatta significa essere complici di un reato, che la contraffazione, quindi acquistare e vendere merce contraffatta, è un danno per lo Stato, un danno per la salute e che è un reato perseguibile penalmente di una certa rilevanza che invece viene sempre sottovalutato. Ecco, l'allarme lanciato da voi, d'accordo, ma le autorità a questo punto dovrebbero dare qualche segnale diverso rispetto a questo fenomeno. Noi con questa presidenza già da 3-4 anni mettiamo in campo attività anticontraffazione e abbiamo sempre avuto il sostegno della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e anche delle polizie municipali dei singoli territori. Certo è che le forze dell'ordine non hanno quelle risorse anche di personale adatto per far sì che ci possa essere una repressione o una campagna di sensibilizzazione molto estesa, e qui subentra la Confcommercio.